La verità è che non esiste una verità, un vecchio adagio che sembra perfetto per l'ennesima data di riapertura dei cantieri del tratto Modica-Ispica sulla Siracusa-Gela. Ad annunciarla questa volta il parlamentare di Fratelli d'Italia, Luca Cannata. Il lotto 9, in stato avanzato dei lavori, è da tempo in attesa del completamento definitivo. I cantieri aprono a luglio, poi ad agosto, poi c'è il problema dei pagamenti dello stato di avanzamento dei lavori alla Cosedil da parte del CAS, oltre 10 milioni di euro, poi forse riapre ora, poi si blocca completamente dal 7 settembre se non arrivano i soldi, e ora la data del 4 settembre per la riapertura dei cantieri promessa da Cannata. E poi il nuovo rilancio, l'ennesimo. Il nostro obiettivo, dice Cannata, è definire iter per concludere l'intera arteria autostradale fino a Gela. Per gli ulteriori 17 km fino a Ragusa c'è già la copertura finanziaria per 350 milioni di euro ed è in corso la progettazione esecutiva per il lotto 9 fino a Scicli, mentre per i lotti 10 e 11 ci sono i progetti preliminari per un importo complessivo pari a quasi 600 milioni di euro, anche se serve l'aggiornamento della normativa tecnica vigente. Insomma, gli annunci con la fine dell'estate riprendono. La verità che, come sempre, nasce dai fatti, attende ancora una volta di finire nel cassetto delle smentite.